pizza utilizzando il Messier Cuisine Connect. Ho fatto un impasto a lievitazione lunga con solo 2 grammi di lievito di birra. Mi scuso con tutti coloro che sono amanti della vera pizza napoletana o della pizza comunque fatta d'arte, perché questa è solo una mia interpretazione di un impasto fatto con il robot da cucina e sicuramente non è una ricetta di tipo professionale, ma vi consiglio comunque di provarla perché è buonissima. Guardate la ricetta qui a seguito, tutto il procedimento. Gli ingredienti per la nostra pizza sono 500 g di farina per pizze, 325 g di acqua fredda, 15 g di sale, 2 g di lievito, poi useremo un cucchiaino di zucchero e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Come prima cosa andiamo a mettere nel boccale l'acqua, il cucchiaino di zucchero, deve essere abbastanza abbondante, e il lievito. Dopodiché impostiamo un minuto. A 37, scusate, a velocità 1, 37 gradi. Terminata questa fase, mettiamo la farina ed impostiamo la funzione automatica di impastare. Andiamo a 2 minuti invece che 45 secondi settati e diamo il via. Adesso mettiamo i 2 cucchiai di olio, non molto abbondanti stavolta, il sale ed impostiamo la funzione sempre impastare, stavolta lasciando però 45 secondi. L'impasto è terminato, lo andiamo a rovesciare su un piano, io uso un piano in legno per andarlo a lavorare ancora un po' con le mani. L'impasto è abbastanza appiccicoso, quindi ci possiamo aiutare con della farina. Abbiamo così rovesciato l'impasto, vedete, un po' appiccicoso, io per lavorarlo preferisco, piuttosto che usare la farina, ungermi le mani d'olio, perché altrimenti se usiamo troppa farina poi rischiamo di indurirlo. Allora lo lavoriamo un po' sul nostro piano di lavoro, forniamo il panetto e lo andiamo a mettere in una ciotola. Allora, il nostro panetto è quasi formato, eccolo, vedete? Adesso vado ad oleare una ciotola come questa, in maniera abbastanza abbondante su tutti, anche su tutti i bordi. Posiziono il panetto, vedete, guardate, c'è già una bolla qui, una bolla di lievitazione, e lo metterò, nel mio caso, a lievitare, siccome sto impastando, sono circa le 18 del pomeriggio, lo metto a lievitare tutta la notte in frigo, domani mattina lo tirerò fuori per la seconda lavorazione. Ci vediamo domani mattina. Abbiamo tolto il nostro impasto dal frigo dopo tutta la notte, adesso lo andiamo a lavorare un po' con le mani e lo rimettiamo a rilievitare. Stavolta la lievitazione sarà molto molto lunga, perché diciamo ci vorranno circa 8-10 ore. Lavoriamo un po'. Forniamo un altro panetto in questa maniera e lo rimettiamo a lievitare sempre nella nostra ciotola, come vi ho appena detto. Eccolo nella ciotola, ci vediamo tra circa 8-10 ore. La pizza è lievitata, adesso andiamo ad ungere una leccarda da forno. Io la ungo sempre con parecchio olio e
vado a rovesciare il contenuto della nostra ciotola con molta molta attenzione per non sgonfiarlo, perché ci sono moltissime bolle, non lo vorrei sgonfiare. Adesso piano piano vado ad estendere, sempre ungendomi col pastrelli, la mia pizza fino ai bordi, piano piano cercando di non sgonfiarla. Piano piano arrivo fino ai bordi. Intanto ho messo a preriscaldare il forno alla massima temperatura del possibile, nel mio caso sono 250 gradi. La pizza è stesa, adesso la vado a condire. La dividerò in tre gusti, una parte margherita, una parte amatriciana con guanciale, pecorino e pepe e una parte bianca, crostino con mozzarella e prosciutto cotto. Il mio forno è già arrivato a temperatura, quindi terminato di condirla andrò ad infornare. Ci vediamo dopo. Vedete, la pizza è condita, adesso la vado a mettere in forno nel ripiano più basso per circa 10 minuti, successivamente la sposto nel ripiano centrale e gli ultimi 5 minuti nella parte grill. La pizza è pronta, adesso vado a farne una fetta per farvi vedere l'interno. Eccone una fetta, vedete, molto lievitata, molto leggera e digeribilissima perché pochissimi grammi di lievito di birra, una lievitazione molto lunga. E spero la ricetta vi sia piaciuta e mi scuso di nuovo con i puristi della pizza per tutte le imprecisioni che sicuramente avrò commesso nel realizzare questo impasto. E vi invito, se comunque vi è piaciuta la ricetta, a mettere un like, vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e soprattutto ad iscrivervi a questo canale In Cucina con Messier, e buona pizza a tutti!